avrà la potenza che ci aspettiamo. Speriamo. Si chiamano Andrea e Daniele, uno di 21 e uno di 31 anni, sono entrambi di Roma e, come avete sentito, sono insieme solo da 10 giorni, ma mi sembra che possano funzionare. Hanno voci molto particolari, cantano e si esprimono in maniera unica e sono gli A&K. Yes! Ho deciso che il nome del gruppo si chiamerà, continuerà a chiamarsi A&K. Non si cambia mai, cioè il nome del film se cambiano gli attori. Ok, vediamo che succede lì in giuria. Bene, ricominciamo un attimo. Prego, Morgan. Allora, non lo so, stavo pensando cosa dirvi, perché innanzitutto volevo farvi tanti auguri per quello che state facendo, la prima puntata, per tutti, per noi, per voi, per cui c'è, non è utile che inizio subito a fare me stesso, è meglio. Ma... a noi piace il te stesso. No, perché in realtà me stesso... La recita aveva... è rimandata. La recita è rimandata. No, ragazzi. Me stesso aveva elaborato un pensiero di critica. Ragazzi. Esplicalo. No, dai. Dillo. No, la devi dire. Dillo, ragazzi. Siamo qua per questo, Morgan. Non voglio essere il pubblico è qua per questo. Critica. Guarda che la parola è bella, perché viene dal greco, critica. Criteo. Non ci lasciare soli. Separare critica. Vuol dire, no? Invece questo bisogna unire. Critica vuol dire separare. Io non voglio separare ciò che Mara unisce. Cioè, oh, Madonna. Sento puzza di incenso. No, è Zolfo che Tommasini ha messo. Comunque, fatto sta che mi piacciono le vostre voci prese singolarmente. Trovo che siano anche piuttosto amalgamate. Cioè, non sento il problema della vostra, diciamo, giovinezza di gruppo. Ma invece... la canzone ha una dinamica, diciamo, una curva dinamica, per cui dovrebbe, secondo me, partire in modo più piano per trovare un suo crescendo. E invece siete stati un po', diciamo, sempre dello stesso tipo di dinamica, cioè è partita a palla e finita a palla, che va bene. Io personalmente gli avrei dato un colore di quel tipo, ma guarda, è veramente una piccola osservazione che invece non va ad inficiare la vostra performance, che trovo veramente molto anche di buon auspicio. Grazie. Claudia.
Prego Claudio. Allora, salve. Anzi no, Claudio, scusami, volevo chiederti una cosa. Sì. Siccome tu, Daniele, lo hai visto da vicino anche cantare, l'hai eliminato all'ultimo step, ti sei ricreduta adesso o no? No, io me l'ho pentita subito dopo, quando l'ho fatto, ma non è stato facile, anche perché abbiamo visto tanti ragazzi che potevano essere portati qui oggi, questa sera. Lui era uno di quelli, di quei pochi che io avrei voluto portare oltre i quattro. Però sono contento che tu sia qua. A me siete piaciuti molto. Grazie. Credo che siete particolarmente bravi, perché la vostra età in una situazione di questo tipo non è facile. A me è piaciuta anche la dinamica di come l'avete cantata la canzone, perché io poi credo che alla fine i tecnicismi, certo, ci devono essere tutte le dinamiche, come dice Morga, però credo che quando le cose poi arrivano, e voi l'avete cantata in maniera che a me personalmente è arrivata, cioè l'avete cantata personale, un stile personale. Perfetto. E alla vostra età non è facile, quindi mi siete molto piaciuti. Complimenti e auguri anche voi, perché insieme stiamo esordendo. Ma sai che non hai niente da invidiare, Simona? Questo è un complimento per non me. Lo so. Simona saluta. Questo da casa. È un complimento. Prego Mara. Prego. No, devo dire che pur accettando la critica di Morgan, perché è giusto, ognuno vede le dimensioni e le... No, è vero. No, dico critica poi. La critica relativa, veramente, anche perché di fronte a una perma si può far di meglio come critica, in assoluto sì, infatti ci aspettiamo di meglio. Devo dire che malgrado questa piccola critica, che è un'interpretazione della canzone, comunque siete stati molto bravi, essendo anche insieme da poco tempo. Formidabili, grazie. Enkei! Venite qua, ragazzi, venite qua. Viene Andrea. Allora, a fine esibizione io ho visto proprio un abbraccio vostro, come se si fosse finalmente spezzato qualcosa di magari non troppo bello che c'era prima. So che avete un po' discusso durante questa settimana. Beh, credo sia normale, quando due persone che non si conoscono si ritrovano comunque insieme. C'è l'inizio che comunque è particolare, no? Poi lui poverino. No, che poverino. Dai, hai vissuto un momento un po' particolare. No, nel senso che io quando, cioè dopo quella cosa che è successa, ho avuto proprio una sorta di tabula rasa, ci credo, di fronte. Ci credo. Quindi vedere qualsiasi persona suonare con qualcuno mi irritava, cioè proprio a livello, cioè volevo quasi suonare da solo. Poi è arrivato lui e col tempo, però è stata anche una in breve tempo, continuare. Sì, sì, è stata una mia scelta, perché comunque avevo paura che poi, cioè, ho deciso di andare avanti, cioè volevo continuare comunque ad andare avanti, perché magari sei poi felice? non sarei felice entrato. Adesso dopo adesso questa sono prima esibizione, perché ho trovato una persona che fa questo nella vita, ed è raro trovare una persona che comunque, cioè lui, tu lo fai per mestiere proprio, cioè, ci proviamo, diciamo, cioè siamo due artisti, comunque riconosco che ha una voce bellissimo. Bene, perfetto, ci siamo. Fino a qua ci siamo. Grazie. Ok, complimenti. E poi discutete anche fuori, sì, insomma. Sì. Vedo che avete tante cose da dirvi. Se voi da casa invece sostenete che tra loro due ci sia della magia, dell'alchimia, dovete fare per forza una cosa: televotarli. Il loro codice è lo 01. Ciao. Forza, andiamo avanti.